L'infezione da coronavirus, oltre a creare problematiche di natura psicologica che possono chiaramente ripercuotersi sulla sfera sessuale maschile, problematiche di cui parleremo nei prossimi video, può portare anche problematiche proprio a livello di produzione a livello testicolare. Sappiamo che il testicolo ha due funzioni, la spermatogenesi, ossia la produzione di spermatozoi, e la steroidogenesi, ossia la produzione di testosterone. In Cina, che chiaramente hanno un'esperienza maggiore rispetto alla nostra, dove purtroppo l'infezione virale ha iniziato e dove comunque chiaramente anche i casi a disposizione sono sicuramente maggiori e per più tempo c'è stato modo di sottoporre a studi clinici e bioptici i pazienti, si è visto come il virus utilizzi i recettori ACE2 per entrare nelle cellule bersaglio. Questi recettori sono presenti in maniera abbondante a livello testicolare, specialmente nelle cellule di Leydig, le cellule che producono, che inducono e producono la produzione di testosterone. È quindi che l'infezione da coronavirus sistemica potrebbe ridurre nel paziente contagiato la produzione di testosterone. Un testosterone basso vuol dire chiaramente stanchezza, e mentale e fisica, a livello della sfera sessuale un calo del desiderio e una riduzione della risposta erettile, come anche di riflesso una riduzione della spermatogenesi e quindi una ridotta, tra virgolette, fertilità. Tutto recuperabile, però è giusto che iniziamo a sapere anche questo, che il virus non attacca solo i polmoni, creando quindi la classica insufficienza respiratoria che porta exitus quasi immediato, ma anche alcuni organi che sembrano lontani dall'infezione, come ad esempio i testicoli, possono essere bersaglio dell'infezione da virus.